Vorresti essere un gatto e stiracchiarti tutte le volte che vuoi, ma non sai come farlo? Prova con lo stretching biodinamico di Cristiana Raggi. Tutte le settimane segui le lezioni in streaming online. Ciao, bentornati al nostro appuntamento settimanale dedicato allo stretching biodinamico. Oggi vedremo alcuni movimenti, alcuni allungamenti per agevolare quello che è un riequilibrio di una delle zone veramente importanti nel nostro corpo, che è l'intestino. Quindi faremo un focus sui problemi della dissenteria o della stitichezza, per cui come fare a rendere l'intestino mobile o comunque equilibrato e meno attivato, ok? Quindi per fare questa cosa qui cominciamo, ci mettiamo in questa posizione, Seiza, io attivo le campane tibetane che sanciranno, scandiranno il tempo della nostra pratica. In questa posizione devo avere i due fianchi, il bacino, che deve essere più in alto rispetto alle ginocchia. Quindi se io sono in questa posizione e sono con le ginocchia su, non va bene, devo mettere tanto cuscino sotto. Per me adesso, io in questo momento ho un cuscino veramente molto alto e quindi di conseguenza le mie ginocchia sono verso il basso. In questa posizione io andrò a lavorare su tutta quanta la zona del ventre, va bene? Prenderò quella che è una pallina. Io ho una pallina molto morbida. Se non ho una pallina a casa, posso anche andare direttamente con le mani e massaggiare, tant'è che la cosa che adesso andremo a fare nel nostro ventre può essere fatta anche come massaggio direttamente, magari utilizzando un olio, può essere anche l'olio d'oliva se non ho nulla, l'olio di mandorla o comunque un olio essenziale, va bene? Quindi io parto, posiziono la pallina in basso a destra. In basso intendo che io qui ho la zona inguinale, quindi subito sopra alla zona inguinale. Lo metto qui e premo verso dentro. Cerco di respirare di pancia. E cerco di con l'inspiro e con l'espiro di prendere il mio spazio con la zona del ventre. Inspiro ed espiro di pancia. Sposto la pallina più in alto, sempre dallo stesso lato. E continuo a premere verso la pancia. E vado ancora più in alto verso il fegato è qui a destra in alto. Premo la pallina verso dentro. E respiro di pancia. E sposto la pallina verso il centro, rimanendo però un po' a destra, quindi non sono esattamente nel centro, sono leggermente a destra. E respiro di pancia, vado sempre verso il centro, dall'altro lato sulla sinistra.
E vado in alto a sinistra. Continua a respirare di pancia. E vado a metà strada, sempre a sinistra. E vado verso il basso, a sinistra. Poi vado verso il centro. E lascio andare. Sciolgo un po' le braccia. Apro e chiudo i pugni. E faccio la stessa cosa, proviamo a vedere cosa succede sdraiandoci a pancia in su. Appoggio la pallina, faccio esattamente lo stesso percorso che ho fatto prima. Faccio scorrere la pallina da una posizione all'altra. E io sono già andata verso sinistra. Più riesco quasi a addormentarmi. E meglio è. Ho fatto un giro, adesso provo a fare un giro un po' più veloce. E arrivo al centro. Bene, torno a sedere. Perché abbiamo fatto questa cosa? Perché praticamente il percorso che fanno le feci all'interno dell'intestino è esattamente quello che abbiamo fatto noi. In questo modo qui, meccanicamente, è un po' come se aiutassimo
feci a uscire nella maniera corretta. Chiaramente dipende, ovviamente non è che questa è una soluzione per tutto, perché è chiaro che se uno soffre di dissenteria o di stitichezza sono due cose completamente differenti. Però diciamo che questo intanto va a fare, questo qui è proprio come un massaggio che noi facciamo nel ventre, che va bene sia in un caso che nell'altro. Magari uno può sentirsi maggiormente attivato alla fine di questo, ma va bene intanto andare a lavorare sui tessuti in questo modo, perché è un modo molto dolce per farlo e quindi non è assolutamente invasivo. A questo punto, per concludere la nostra attenzione nei confronti del nostro intestino, in questa posizione andiamo a battere i piedi a terra. Perfetto. Poi prendiamo un piede alla volta e andiamo a lavorare tutta questa zona qua, questa del tallone e questa qui. Praticamente un po' come se tutta la parte vicino al tallone in qualche modo potesse essere la nostra parte, insomma, di riferimento, quella potesse essere la nostra parte centrale. Io per esempio adesso sto scendendo con le nocche, premo e poi vado via, premo e poi vado via, cioè faccio questo discorso qua. Vado a lavorare un po' con quello che sento che mi dà piacere o anche dolore piacevole, che va bene. Faccio delle piccole percussioni sul tallone. Poi vado su verso la pianta, continuo a fare un po' di percussioni e passo all'altro piede. Quindi prima lavoro un po' la pianta con le nocche. E poi faccio un po' di percussioni, le faccio con questa parte qui della mano. Così, perfetto. Bene, allora per oggi abbiamo finito questa nostra pillola di stretching, in questo nostro corso di stretching biodinamico online che sta uscendo tutti i sabati su YouTube. Se hai delle richieste, qualche cosa, scrivilo sotto nei commenti. Puoi sempre mettere mi piace al video, iscriverti al canale, spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornato, aggiornata in merito all'uscita dei video. La prossima settimana approfondiremo ancora il discorso della stitichezza e della dissenteria, comunque del disequilibrio in relazione al nostro intestino. Quindi buon weekend, buona settimana e ti ricordo che a un certo punto qualcosa cambia. Ciao!